Migliaia di persone in tutto il mondo affermano di essere state rapite da entità aliene. Tuttavia, alcuni investigatori hanno trovato prove che dietro molti di questi casi ci sono agenzie di intelligence che fanno credere alle loro cavie di essere vittime di alieni, quando in realtà sono sottoposte ad esperimenti segreti di controllo mentale e molto altro. Negli ultimi 2 decenni molte persone che soffrono episodi di rapimenti extraterrestri ricordano dettagli che non sono affatto coerenti con gli esseri alieni, ma con gli umani che effettuano esperimenti di controllo mentale con loro. Questo è il caso, esempio tra tanti, dell'americana Katarina Wilson, che ricorda di aver tenuto tra le mani una maschera che simulava le caratteristiche di un cosiddetto grigio durante uno dei suoi episodi di rapimento. Poi troviamo Michelle, un'altra rapita indagata dal dottor Cowell, consulente del MUFON, il più grande gruppo di ricerca sugli UFO del mondo, la quale afferma che i suoi rapitori alieni l'hanno messa in un serbatoio d'acqua. Inoltre ricorda le immagini di soldati, umani in camice bianco e jeep dell'esercito, visioni che non riesce a comprendere nella sua esperienza di rapimento alieno. I presunti rapitori di un altro mondo, come in molti altri casi, hanno usato volgari siringhe per iniettargli un tipo di farmaco e gli hanno inserito un piccolo dispositivo attraverso l'orecchio. Una delle solite tecniche per posizionare piccoli chip dagli scienziati terrestri. Più tardi, Michelle andò dal medico per un'infiammazione all'orecchio e il medico riuscì a rimuovere un oggetto estraneo. A quanto pare, gli alieni, nonostante le loro migliaia di anni di superiorità sugli umani, circa 20.000 rivendicati dal popolare ricercatore di rapimenti Bud Hopkins, usano una tecnica abbastanza sciatta, persino superata dalle odierne conoscenze scientifiche. Un altro caso interessante è quello di Debbie Jordan, una delle star testimonial di Intruders, il bestseller di Bud Hopkins, la cui tesi è che migliaia di persone vengano rapite da una razza di alieni. Debbie ricorda che in un'occasione è stata portata in una specie di ospedale, dove è stata visitata da un medico che le ha rimosso un impianto dall'orecchio. Durante un discorso a Los Angeles, Hopkins ha ricordato la testimonianza di un rapito che, sotto minaccia degli alieni, doveva sparare ad una persona legata a una sedia. La cosa divertente, se così possiamo dire, è che non era un'arma a raggio laser, ma un volgare revolver. Alla fine il rapito non ha sparato e i presunti alieni non hanno eseguito le loro minacce. L'ufologo Martin Cannon ha intervistato una donna rapita alla quale gli alieni hanno dato un'arma che avrebbe dovuto usare in una certa situazione, nel momento in cui avrebbe ricevuto nella sua mente una chiave comando post-ipnotica. È interessante notare che uno degli obiettivi fondamentali dell'MKUltra Mind Control Project, sviluppato dalla CIA per decenni, era di scoprire se l'ipnosi o qualsiasi altra tecnica di manipolazione del cervello potesse essere usata per indurre un certo agente dormiente a commettere un omicidio a comando remoto. La nota ufologa britannica Jenny Randles è stata anche in grado di intervistare una donna di nome Mary che ha affermato di essere stata rapita e sottoposta a un attento esame da parte di una serie di individui che sembravano medici. Poi i suoi rapitori hanno usato tecniche ipnotiche per introdurre immagini nella sua mente che gli era stato detto che avrebbe capito in futuro. Mary sentì uno degli uomini dire in tono divertito: "Penserà di essere su un disco volante." Alcuni degli esperimenti sviluppati dalla CIA nell'ambito sia del progetto MKUltra che di altri in seguito miravano a studiare come suoni, colori o immagini con contenuti piacevoli o spiacevoli potessero influenzare il cervello di un individuo. È interessante notare che anche gli alieni hanno praticato questo tipo di processo con i rapiti.
Il ricercatore di Abduction, David Jacobs, scrive nel suo libro Secret Life che le vittime, secondo lui degli alieni, hanno anche riportato procedure in cui i dispositivi sono stati posizionati sopra o intorno alla loro testa. Alcuni di questi aggeggi sembrano costringere i principali muscoli delle braccia e delle gambe a muoversi. Altri fanno vedere alla vittima colori vivaci e forme geometriche. Nel suo lavoro, il ricercatore riferisce anche dettagli sorprendenti del rapimento con Karen Morgan. La donna ha affermato che, durante un episodio, gli alieni l'hanno fatta sdraiare su di un tavolo e poi uno dei piccoli esseri le si è avvicinato con un pennello di qualche tipo e l'ha dipinta con un liquido marrone sul corpo, in ampie strisce. Quindi i dispositivi a forma di elettrodo sono stati posizionati su gomiti e cosce e gli è stato chiesto di muovere braccia e gambe, ognuna a sua volta, mentre gli esseri osservavano o misuravano qualcosa. Jacobs racconta anche che gli alieni mostrano spesso ai rapiti terribili immagini di guerra e distruzione su di uno schermo, in cui spesso appaiono persone che conoscono. E nei successivi rapimenti mostrano loro immagini piacevoli, con contenuto romantico e sessuale. Il rapito Steve Thompson afferma che gli alieni gli hanno messo un manufatto in testa che gli ha causato un tale dolore che alla fine è svenuto. Proprio uno degli scopi dell'MK-Ultra era sapere fino a che punto una persona potesse resistere al dolore causato dagli elettrodi applicati alla testa. Nel 1980, una donna di nome Mirna Hansen, 28 anni, e il suo figlio di 6 anni furono rapiti da sospetti esseri extraterrestri su una strada a Cimarron, nel New Mexico. Entrambi sono stati sottoposti a visita medica. Mirna aveva un tubo inserito nella sua vagina, che giorni dopo le causò un'infezione. Successivamente hanno subito un processo doloroso che includeva rumori fragorosi e luci accecanti. Sotto una supervisione dei suoi rapitori, Mirna entrò in una stanza in cui individuò enormi contenitori in cui galleggiavano parti di corpi di animali e persone. Quello che si comprende da queste testimonianze è che, se anche fosse solo il 10% vera, ci troveremmo a fare i conti con una verità agghiacciante. I governi fanno studi sugli esseri umani facendo poi ricadere la colpa su presunti alieni. A questo punto ci dobbiamo porre delle domande. I governi studiano i rapiti veri per capire cosa cercano gli alieni? Oppure con l'ufologia non c'entrano nulla e vanno su una strada completamente autonoma e diversa? E se sì, per quale motivo?